E benvenuti in questo nuovo video. Io sono Federica e nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, mi truccherò con i messaggi vocali di Emily. Questo video infatti è in collaborazione con Emily di Mili Makeup. Anche lei ha infatti un canale su YouTube in cui fa video a tema makeup, per cui vi consiglio assolutamente di andare a vedere i suoi video e iscriversi al suo canale perché è veramente bravissima. Che cosa abbiamo pensato? Abbiamo deciso di truccarci io con i suoi messaggi vocali e lei con i miei. Quindi andate sul suo canale a vedere anche il video che lei ha realizzato in cui io sono stata un pochino cattivella e le ho detto come deve truccarsi. Trovate tutto giù nell'info box. Allora, io direi di iniziare subito a sentire i messaggi che Emily mi ha mandato. Quindi prendo il telefono e vi faccio ascoltare. Andiamo quindi con il primo messaggio vocale. Ciao Fede, allora oggi cosa ti faccio fare? Allora, voglio una base luminosa, quindi puoi utilizzare sia il correttore che il fondotinta che vuoi, l'importante è che sia una lampadina. E intanto fai questo. Poi decidiamo le altre cose. Ok, allora mi sembra abbastanza chiara, quindi ha deciso di farmi realizzare una base luminosa, quindi andiamo con il glow e prendo le cose. Eccoci qua, anche il cerchietto l'abbiamo messo e come primer vado ad utilizzare questo qui. Questo è il Super Fruit Extract di Makeup Revolution, che è sia primer ma è anche un trattamento viso, infatti è un siero. Siero e primer. Questo mi sta piacendo tantissimo, veramente molto. È un primer appunto che fa da grip per la base che andremo a stendere sopra, ma è anche dà un effetto molto illuminante al viso, in quanto non so se si riesce a percepire, però è un pochino tipo olografico e quindi rende il fondo al di sotto ancora più luminoso. È anche appunto un primer idratante, quindi direi che ci sta benissimo. Poi ha un odore che mi fa letteralmente impazzire, mi piace moltissimo. Prossimo step, passiamo appunto al fondo. Quale miglior fondo per appunto la definizione di illuminante e base glow se non questo qui? Questo qui è il Natural Radiant di NARS. Sapete benissimo che io uso nella colorazione Fiji. Sapete benissimo, se avete visto degli altri video sul canale, che io adoro questo fondotinta. Ha una copertura pazzesca e dà proprio un effetto luminoso alla base. Ma nonostante questo, io che ho una pelle mista tendenzialmente grassa, comunque mi dura abbastanza e non mi lucido troppo. Lo vado a stendere con la spugnetta di Fenty Beauty, che più di così non riesco a pulire. Io amo questa spugnetta per come stende il fondo, ma la odio perché dura troppo poco, cioè dopo troppo poco tempo si rovina e cioè, non è che costa 2 euro. Quindi la texture di questo fondo è una texture, come vedete, abbastanza corposa, nel senso che sapete che io adoro i fondotinta dalla texture liquida e questo assolutamente non lo è, però dà proprio un effetto. Non lo so, sembra un cream to powder, perché vedete come si stende, cioè subito, assolutamente, e guardate quanto è coprente. Io lo amo. E questo qui è il risultato, come vedete è stupendo, mi piace tantissimo. Passiamo poi al correttore e vado ad utilizzare lui. Questo è il Born This Way di Too Faced, anche questo lo adoro, è uno dei miei correttori preferiti, super coprente, leggero e dà l'effetto appunto non pesante, non è pastoso, quindi illumina bene la zona. Ok, anche il correttore è su e a questo punto io direi di andare ad ascoltare il prossimo audio e vediamo che cosa ci dice. Puoi usare anche la cipria, Meno male. è una tua libera scelta. Bronzer, contouring, preferirei una palette unica.
Ok. Voglio essere cattiva. Ok, allora intanto facciamo queste cose. Mi ha detto che posso usare la cipria, meno male, perché sapete che io il correttore lo devo per forza fissare nel contornocchi, se no mi va in un secondo nelle pieghe. E visto che dobbiamo comunque rimanere luminosi, idratati, quale migliore scelta di questa? Questa qui è la Hydra Mist di Becca. L'ho utilizzata anche nello scorso video in cui provavamo insieme alcune novità beauty e makeup. Mi è piaciuta tantissimo. Questa appunto è una cipria che dovrebbe al suo interno contenere acqua e effettivamente è proprio così. Cioè la sensazione quando andate a stenderla sul viso è proprio quella. Sembra proprio che vi stiate bagnando il viso con un pochino d'acqua. La vado quindi a stendere sotto al contorno occhi per fissare il correttore. Ok, poi invece per bronzer e contour in generale mi ha detto di utilizzare una palette unica. Quale miglior scelta se non questa? Questa qui è la Cheek Stars Reunion Tour di Benefit, mi piace da morire questa palette, anche questa è una novità, questa è come si presenta all'interno. Vado a prendere con il mio pennello da bronzer preferito, che è il numero 06 di NYX, vado a prendere Dallas, questa qui, e vado a scolpire un pochino il viso per ridare tridimensionalità. Il profumo che hanno queste polveri è qualcosa di assurdo, è buonissimo. Come blush invece vado a prendere Sugar Bomb, questo qui, e lo porto sulle guance. È bellissimo questo blush. Nello scorso video avevo utilizzato Georgia, ma anche questo è stupendo. Dà quel tocco sano al viso che rende il look molto naturale e fresco. Ok, passiamo adesso al prossimo audio. Ovviamente non può mancare l'illuminante, quindi ci devono vedere da Marte, da tutti i pianeti, yes, quindi esagera con l'illuminante, scegli quello che ti pare. Bene, bene, bene. Allora, quale miglior illuminante a questo punto, visto che ce l'ho qua davanti, di Cookie? Questo illuminante è diventato famosissimo, decantato da tutti e io non l'ho ancora provato, quindi con l'highlighter brush, questo qui di Nabla, vado a prendere Cookie. No, vabbè. Ok, amico, ho capito, ora ho capito. No, ragazzi, ma state guardando? Cioè, altro che Marte, qua proprio diventiamo tutti astronauti. Lo metto qui sullo zigomo. Forse esagerato. Vabbè, ma anche lei mi ha detto di esagerare, quindi io continuo a esagerare. Cioè, sembro una lampadina veramente. Ok, dopo che siamo diventati anche noi degli astronauti provetti, direi di passare al prossimo audio. Allora, Fede, per il trucco occhi voglio qualcosa di pastello. Ok. Quindi libera interpretazione del colore che vuoi, l'importante è che siano colori pastellosi. Amo. Anche se io per te vedrei un bel menta con i tuoi occhi, il tuo colore degli occhi, preferirei vedere il menta, però, bene. Però se non riesci non fa niente, Ok, accetto la sfida. Allora, vediamo che cosa trovo. Allora, abbiamo due cose, menta e pastello. Io ho preso innanzitutto la Jawbreaker di Jeffrey, che ha all'interno questi colori qui, quindi tipo questo azzurro, quest'altro qui giù, quindi qualcosa riusciremo sicuramente a prendere, qualcosa utilizzerò, e ovviamente ho preso questa qui è la Pastel Mint di Huda Beauty. Ho fatto anche un video dedicato sulle nuove Pastel Obsession di Huda, in cui provavamo insieme sia la Mint ma anche la Lilac.
Quindi se ve lo siete perso ve lo lascio qui nelle schede e direi di cominciare. Allora, vado prima di tutto a stendere il primer e uso il Primer Potion di Urban Decay, che ultimamente sto appunto riscoprendo e devo dire che mi piace molto, aumenta moltissimo la performance degli ombretti che si stendono al di sopra. È un primer trasparente, però mi sta piacendo molto e lo stendo direttamente con le dita. Prima di passare però agli occhi vado a fare le sopracciglia e utilizzo la Precisely My Brow Pencil di Benefit, visto che Emily non mi ha dato nessuna indicazione particolare, quindi vado a semplicemente a riempire i buchini. Ok, sopracciglia fatte e cominciamo. Vado a prendere con il pennello di Fenty Beauty, questo è il numero 240, vado a prendere questo colore qui dalla Mint di Huda, che è abbastanza chiaro, e lo utilizzo diciamo come base, lo stendo su tutta la palpebra mobile e lo picchietto. Se avete visto il video sapete già che cosa penso di queste palette di Huda. Purtroppo non mi sono piaciute molto, nel senso che gli ombretti sono molto polverosi, sono molto secchi, fanno facilmente macchia e risultano secondo me abbastanza difficili da sfumare. È difficile creare una sfumatura omogenea e in generale anche le nuove texture, queste qui zebrate, sì, sono carine, ma non sono secondo me all'altezza dei shimmer di Huda, nel senso che su base bagnata non rendono assolutamente, sono più dei top coat che dei veri shimmer diciamo corposi, però noi ovviamente ce l'abbiamo e la continuiamo ad utilizzare al meglio possibile. Ok, a questo punto invece prendo la palette di Jeffrey e vado ad utilizzare Cute, che è proprio Cute, ovvero questo colore qui, che è leggermente più scuro di questo che abbiamo applicato, e lo vado a mettere nell'angolo esterno tamponandolo. Ho già provato la palette anche di Jeffree Star, la Jawbreaker, in un video in cui mia sorella invece questa palette solamente nei video in cui gli altri decidono come devo truccare la uso, perché appunto nel video in cui l'ho provata mia sorella decideva il mio make-up, e devo dire che è uscito un look bellissimo, assolutamente stupendo, non me l'aspettavo proprio, dato che mia sorella comunque di trucchi in generale, soprattutto di ombretti, non è che ci capisce molto, ciao, love you, però è uscito veramente un look stupendo e non me l'aspettavo. Devo dire che gli ombretti di Jeffrey hanno una qualità assurda, sfumano in 0 secondi, gli opachi funzionano benissimo come vedete. Per quanto riguarda i metallizzati però non sono proprio un super effetto wet, però assolutamente la qualità è pazzesca, come vedete, non so se si capisce, io comunque adoro Jeffree Star. In generale il brand secondo me fa dei prodotti super super particolari, da collezione e molto performanti. A questo punto con un pennellino angolato voglio andare a prendere questo colore qui, che è il colore più scuro della palette, ovvero Delicious. E voglio ricreare tipo una sorta di riga di eyeliner sfumata. Ok, più o meno ci siamo. Come shimmer adesso passiamo di nuovo alla Mint e vado ad utilizzare questo colore qui dalla texture tutta zebrata. Ecco qua, ve lo faccio vedere così si vede un po' meglio. Lo vado a prendere con il dito, che è il metodo di applicazione migliore per questo tipo di ombretti. Come vedete è proprio bagnato ed è un top coat, e lo porto su tutta la palpebra mobile, eccolo qua, bellissimo. Dopodiché bagno un pochino un pennello con un setting spray e mi aiuto con il pennello a raggiungere i punti che col dito non riesco. Ok, nella parte inferiore vado a riprendere un pochino del blu di prima con lo scuro dalla palette di Jeffrey, ovvero Delicious, e lo porto qui. Riprendo anche un po' di Cute e vado a sfumarlo insieme a Delicious. Metto una matita nera all'interno dell'occhio e uso una pastello di neve nella colorazione Liquirizia. Spruzzo un po' di setting spray, uso il Bare With Me di NYX.
Poi riprendo la mint di Huda e nell'angolo interno vado a prendere questo colore qui, il più chiaro della palette, e lo metto, oddio questo è bellissimo, in tutto l'angolo interno e anche sotto l'arcata sopraccigliare. Cioè, più luminosa di così non possiamo essere. Ok, io direi di passare al mascara. Emily mi ha dato libera scelta e quindi vado ad utilizzare il Lash Princess, questo qui verde di Essence. Ok, io direi di passare all'ultimo messaggio vocale e lo sentiamo. Come rossetto, nell'insieme ci vedrai un gloss. A tua libera scelta. Ci sta. Dai, ci non sta. Sono stata cattiva, No. Però è stata una bella idea questo video. Assolutamente. Insieme a te. Spero che ce ne saranno degli altri, perché sei simpaticissima. E spero che in questo periodo di quarantena, di quello che stiamo vivendo, insomma, abbiamo fatto contenti, felici le persone che ci stanno seguendo. Spero che vi abbiamo fatto really compagnia. Hope. Ciao! Bene, gloss sia. Vado ad utilizzare il Gloss Bomb di Fenty Beauty. Questo è nella colorazione Fenty Glow. Ed eccoci qua, ragazzi. Allora, il video è finito. Io sono in adorazione, mi piace tantissimo questo look, è venuto fuori veramente bene, adoro questi colori. Io ringrazio tantissimo Emily per questo video, come vi dicevo sul suo canale trovate anche il video in cui io dico a lei come si deve truccare, quindi se siete curiosi di vedere lei che look ha fatto, vi lascio il link del suo canale e del suo video giù in descrizione. Prima di salutarci ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Seguitemi anche su Instagram, ve lo lascio qui in alto. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!